Bene amici di HD Blog, Samsung Galaxy A3, il primo di una serie, abbiamo batteria integrata, ottimi materiali, buon touch and feel, molto piccolo, performante, fluido, ottima durata della batteria e per chi non ama la touchscreen, finalmente i temi. Hanno nuovo vita nuova per Samsung? Andiamo a scoprirlo insieme. E sì, eccolo qua, il primo di una famiglia, la nuova famiglia A di Samsung, A3, A5, A7. Vediamo la confezione, in situazione abbiamo il cavo USB micro USB, cuffie classiche, solite, Samsung in-ear, funzionano sempre bene, sono le solite, e poi il caricabatterie da 1 A in uscita. Iniziamo ad accendere il telefono e subito una grande novità, perché abbiamo una scocca con batteria integrata, 130, 65,5, 6,9 mm di spessore, solo 110 grammi di peso, è veramente un peso piuma, molto maneggevole, si tiene in mano molto molto volentieri e finalmente abbiamo dei materiali veramente degni di nota, perché non solo abbiamo tutto il frame laterale in metallo, vedete, con i bordi fresati, ma la plastica che c'è qua al posteriore, tra l'altro disponibile in vari colori, è in questo colore bianco cangiante, quindi molto molto bella al tatto, anche non dà assolutamente l'idea di chip. Batteria integrata, dicevo prima, 1900 mAh, tranquillamente un giorno più la mattina seguente, quindi grande autonomia, c'è anche il doppio risparmio energetico che poi andremo a vedere, cam dietro 8 megapixel, flash LED e altoparlante sistema, vedete la cam che sporge circa un paio di millimetri rispetto alle scocche, e poi abbiamo i due carrellini, uno per la nano SIM e uno per la micro SD, accensione e spegnimento sotto jack USB, cuffie, primo microfono, secondo è qua in alto, finalmente, più che finalmente, diciamo fortunatamente, è rimasto il tasto fisico, sempre secondo me molto comodo in un telefono, e qua sulla sinistra il pulsante per alzare e abbassare il volume. Display 4,5 pollici di diagonale, 245 ppi, 960x540, Super AMOLED. Se la scheda tecnica, diciamo, non fa gridare al miracolo, devo dire che il display è veramente molto bello. Come me l'ha successo provando Ace 4, sempre di Samsung, è un display dall'ottimo angolo di visuale, perché è un Super AMOLED. Buoni i colori, perché è possibile comunque tarare la qualità dei colori su 4 parametri, neri assoluti e buoni bianchi. Anche la luminosità è buona, io qua tra l'altro la griglia dei pixel che è ben riprodotta, non ci sono righe strane cancellate o di colori diversi, abbiamo, vedete, l'automatismo e è possibile andare ad aumentare o abbassare l'automatismo di un più o meno 5, insomma un po' come sui top di gamma di casa Samsung. Manca purtroppo il LED di notifica, davanti abbiamo la cam da 5 megapixel, sensore di luminosità a prossimità e qua la capsula auricolare. Il processore è uno Snapdragon 410, andiamo in CPU Z, abbiamo un quad core da 1.2 GHz, Adreno 306 per quanto riguarda la GPU, 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria integrata che, come detto prima, si possono espandere con la micro SD posta qua di fianco. Tasti a display indietro e multitasking, buono il feed della vibrazione, abbiamo anche la connettività LTE, allora entriamo nelle impostazioni, vedete praticamente l'interfaccia è quella classica delle ultime touchwiz, vi dicevo LTE, possibilità di bloccare su 3G, 2G oppure, ho sbagliato scusate, 3G, 2G oppure usare anche la connettività LTE, HSPA+, 42 in download, 56 in upload, e c'è anche ovviamente LEDG. Il Wi-Fi BGN, quindi non c'è la banda a 5 GHz, però abbiamo hotspot, Wi-Fi Direct, Miracast e DLNA, Bluetooth 4.0 con i wearable, nessun tipo di problema. E andiamo subito, allora prima vi volevo far vedere quello che vi ho accennato quando parlavo di batteria, quindi il doppio risparmio energetico, quello standard con la limitazione un po' delle performance e quello hard che va a limitare molto anche i dati, poi le funzionalità sono tendenzialmente quelle della touchwiz, ma qua con una grossa novità che probabilmente sarà estesa anche alla gamma, al resto della gamma Samsung. Vedete i temi, qua ne abbiamo 5, questo è Samsung di base e poi si possono cambiare, per esempio proviamo a fare attivare questo naturale, cambiano completamente le icone, in questo caso vedete vengono racchiuse in un
in una specie di cerchio, non mi piace tendenzialmente, ecco, devo dire la verità, tra l'altro temi che si raggiungono anche tenendo premuto a lungo sulla home. Secondo me Samsung ha messo delle icone così brutte e ha messo i temi solamente per dire: ragazzi, avete visto che la TouchWiz non era poi così brutta? Scherzi a parte, probabilmente nel corso del tempo XDA o gli sviluppatori o anche Samsung stessa inserirà delle nuove icone, dei nuovi temi un pochino più simpatici, carini rispetto a quelli che sono messi di default. GPS funziona bene, MTP, PTP ok, NFC anche, funziona molto bene, non ci sono altre particolarità, movimenti e controlli solo quelli che servono. Andiamo a vedere la parte relativa alla modalità facile, quindi possibilità di attivare una modalità utile a chi non ha esperienze di smartphone, modalità di blocco, praticamente il non disturbare, la modalità privata per nascondere alcune aree del telefono. Sempre presente la comunicazione di emergenza e andiamo a vedere, abbiamo la versione 4. 4.4.4, quindi non ancora Lollipop ma solamente KitKat su questo A5. Vi parlo di parte telefonica, è buona la ricezione, chiamiamo subito il 190, c'è la videochiamata standard e non VoIP, ricezione che però ho trovato un po' sottotono nel 4G, non nel 3G, e la ripresa di segnale è comunque sempre molto veloce. Allora, l'altoparlante è potente, lo sentiremo anche quando sentiremo la musica. È molto buono l'audio nella capsula auricolare, anche dall'altra parte ci sentono sempre molto bene, senza nessun tipo di problema. Tra l'altro, ovviamente, è presente la rubrica, sempre con la ricerca rapida. Ma vi faccio vedere prima di tutto Facebook, e così possiamo parlare di tastiera. Aspettiamo che si carichi per vedere la fluidità. Nessun problema con la rete wifi per quanto riguarda la ricezione, intendo, vedete, questa è la fluidità. Devo dire che è sempre molto fluido questo telefono, anche passando da un'applicazione all'altra non ha mai avuto impuntamenti o problemi. Proviamo a scrivere, e la tastiera devo dire che mi ha stupito. Avete visto? Ho scritto veramente in maniera fulminea, ha un buon feed della vibrazione, ma soprattutto è molto molto precisa. Mancano i numeri in prima funzione, ma devo dire che non va veramente molto bene con la possibilità di utilizzare lo scorrimento per inserire in maniera swipe il testo. Vi parlo di browser web, c'è Chrome ma c'è anche il browser stock di Android. Corriere della Sera, facciamo un ricarica, vediamo se, non mi ricordo più se avevo inserito la modalità desktop, mi sembra di sì, si sta caricando. Mentre si carica andiamo a vedere HD motori, anche qua facciamo un ricarica, ok, ci siamo, quasi, non ha ancora ricaricato completamente. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, lo sto facendo un po' impazzire, ma per farvi vedere come questo A5, che ovviamente adesso che faccio il live mi sconfessa, ha veramente una buona velocità e una buona fluidità. Adesso che ha caricato la pagina, vedete, riesce tranquillamente a scrollarla, anche se io vado a zoomare, vedete, e mi sposto nella pagina, non ha particolari problemi, un filo di ricaricamento, ma è un telefono che veramente, da un punto di vista browsing e fluidità generale, mi ha stupito. Ovviamente questa è il bello della diretta, quindi in diretta qualcosa succede sempre, il telefono tende sempre un po' a scricchiolare. Vediamo HD motori, qua direi che va meglio, probabilmente c'era anche qualche pubblicità un po' invasiva dentro nel Corriere della Sera. Andiamo in questa news della nuova Giulia, in modo da provare a scrivere nel campo di testo. Aspettiamo che si carichi Discus qua sotto. Discus sempre un po' pesantuccio, ok. Ci mettiamo qua sotto la tastiera, clicchiamo, si sposta tranquillamente. La tastiera rimane sempre bella reattiva, e se proviamo a spostarci nel campo di testo, vedete, anche se andiamo nella prima o nell'ultima lettera o parola, non ci sono assolutamente problemi. Parliamo di gaming, ovviamente ho scaricato Real Racing 3, mentre parte Real Racing vi parlo un pochino della maneggevolezza, che è top, veramente. Era tanto tempo che non usavo un telefono da 4.5 pollici, devo dire che è di una comodità assoluta, con una mano si arriva dappertutto, ma soprattutto è la leggerezza di questo smartphone che lo premia, e anche il touch and feel, appena l'ho aperto, l'ho tirato fuori dalla scatola, ho detto: caspita, interessante come telefono. Samsung si vede che ha fatto un po' un cambio di strategia, anche se a design ha mantenuto la propria filosofia, ma a volte sono veramente i piccoli particolari a fare la differenza. Tarato destra-sinistra, abbassiamo un po' il volume che è veramente alto,
Adreno 306, quindi non ci sono i dettagli negli specchietti retrovisori, ma questo lo sapevamo già, nessun telefono con questo processore ha i dettagli negli specchietti. Vediamo come si comporta, accelerometro bello preciso, segue bene i movimenti del telefono, vediamo qua, fluido anche con tante macchine, Real Racing promosso. Home page, parliamo di multimedialità. Mi sa che non c'è Buzz. No, mio figlio mi ha rubato Buzz, è vero, ieri mi sono completamente dimenticato. E allora prendiamo qualcosa di molto più triste di Buzz, ma vabbè, tant'è. Proviamo a fare la messa a fuoco. Scatto. È abbastanza veloce lo scatto, ci sono le varie modalità dei Samsung, bellezza volto, panorama, eccetera eccetera. Non si possono aumentare, scaricare dal web le modalità, quindi sono queste. Punta e scatta che funziona bene, 16 noni a 6 megapixel, 8 megapixel in 4 terzi. Se apriamo le opzioni estese troviamo le classiche opzioni della TouchWiz con i video massimi 1920x1280. Entriamo a vedere la galleria, quindi gli scatti come sono venuti. Devo dire che le foto sono belle, 8 megapixel soprattutto con tanta luce, devo dire voto 8 meno. Guardate queste foto, le trovate poi scaricate nella pagina della recensione, anche le macro non sono assolutamente male. Soffre nel notturno, questa è un HDR, questa è senza HDR, la stessa foto che ha funzionato bene. Col flash direi che se la cava abbastanza. Questa è una foto fatta con il flash, questa senza flash, in notturna però soffre sicuramente un po' di più. Per quanto riguarda i video invece un po' poco stabilizzati, il fuoco che non è proprio velocissimo e fulmineo, insomma direi che gli darei un 6,5, più che sufficienti. Abbiamo però la radio FM, non qua ma qua nella multimedialità, abbiamo la possibilità di entrare nel lettore musicale, ovviamente entriamo in Moon Dance, alziamo il volume al massimo, sentite che la musica suona abbastanza bene, direi un volume superiore alla media. Forse non vi ho fatto vedere che abbiamo qua i toggle rapidi, che possono essere ovviamente espansi e modificati. Parliamo adesso di varie applicazioni che Samsung preinstalla, non c'è tantissimo, abbiamo il Galaxy Apps dove però possiamo andare a scaricare applicazioni, è compatibile con tutti i Gear, ovviamente c'è S-Voice. Quello che mi è piaciuto molto è il calendario, perché nella visualizzazione mensile ci fa vedere anche le cose che dobbiamo fare durante la giornata. Avete visto? Gira molto bene, molto fluido, che dirvi, costa 299 euro questo 3, anche se al lancio già si trova online intorno ai 260 euro. In assoluto un terminale che mi è piaciuto sin dal primo approccio per maneggevolezza, leggerezza e anche materiali. Autonomia, bel display e fluidità hanno fatto il resto, insomma mi è piaciuto. In termini relativi, quando arriverà a 199 euro sarà un best buy. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.